dobbiamo andare in campo per cercare il massimo, detto sempre, però dobbiamo sempre anche avere l'equilibrio, perché concedere eccessivo spazio a giocatori come Rosina, Sansone, Maniero può essere letale, De Luca, insomma, è una squadra costruita per fare un altro tipo di campionato rispetto al nostro, una squadra costruita per la Serie A diretta, poi ha incontrato qualche difficoltà, ma è comunque una squadra forte. Noi sappiamo questo, la rispettiamo, ma è chiaro che andiamo in campo, non possiamo e non dobbiamo avere paura di nessuno. Dobbiamo esprimerci per quello che è il nostro gioco, pur sapendo però che c'è un avversario di tutto rispetto e tutto ordine. Dover far risultati a tutti i costi nel calcio, dover fare punti, ti porta magari a smarrire quello che è l'equilibrio, magari a giocare con più tensione, magari non riuscire a esprimerti per quelle che sono le tue qualità. Sto dicendo appunto ai miei giocatori di pensare di partita in partita, di non pensare alla classifica, perché solo così si può avere la possibilità di rimontare, che se si comincia a pensare dobbiamo vincere per forza, no, ci sono 10 partite, è chiaro che, come ho detto in altre circostanze, ogni partita che passa è un'opportunità in meno, ma noi dobbiamo avere la consapevolezza che abbiamo fatto delle ottime partite, non ultima quella di Perugia. La squadra si esprime, gioca, anche a Perugia abbiamo fatto un'ottima partita, dobbiamo essere un po' più attenti nell'ultimo passaggio e nelle conclusioni e cercare di concedere meno in ripartenza. Come dicevamo prima, appunto, questa necessità di dover rimontare, di dover vincere solo, questa fretta a volte fa commettere degli errori, sia sotto forma di assist e ultimo passaggio, sia sotto forma di conclusioni. E qui dobbiamo sicuramente migliorare, se no diventa molto molto difficile. Dobbiamo essere numerosi più dentro al campo, ma nello stesso tempo però dobbiamo avere la forza di ripartire, perché dobbiamo cercare di offendere, di fare gol, perché per vincere le partite dobbiamo fare dei gol, quindi non possiamo fare una partita passiva, ma dobbiamo essere come sempre aggressivi in non possesso, ma tutte le volte che abbiamo la possibilità dobbiamo cercare di sfruttarla sotto forma di ripartenze o comunque di verticalizzazioni per poter beccare questa difesa del Bari scoperta e fargli gol. Io penso che il Bari verrà per fare la partita, perché come dicevamo prima è una condizione sia psicologica che di forma ottima. Direi che tutti e due vorranno fare la partita quando sono in possesso di palla, e quindi il Bari, quando avrà possesso di palla, cercherà di fare il proprio gioco, di metterci in difficoltà. Noi ogni volta che abbiamo palla dobbiamo proporci per quelle che sono le nostre qualità, indipendentemente dai moduli e dai sistemi di gioco. Sì, so che c'è un giovillaggio tra le due tifoserie, ma quindi questa è una responsabilità più che abbiamo, insomma, vediamo di riuscire a far fare una bella Pasqua ai nostri tifosi e a tutti quanti. E quindi dobbiamo, i giocatori lo sanno, dobbiamo fare una partita importante per noi, per la nostra classifica e per dare soddisfazione alla nostra gente.